E Babbo Natale. Beh, casini del genere andrebbero bene tutto l'anno, dai. No, beh, guarda qua, fortunatamente c'è sempre attività. Un Devi pacchetto vedere, faccio così, fare a no? te che... L'ho impacchettato abbastanza bene, dai. Togli la cassaforte. Allora, lì sono ancora nella sua Sì, pellicola, sì, sì. non c'è nessun problema. Uno Ok. per uno, E uno, due. due, perfetto. Ok. E poi c'è tutto il resto. Pensavo fosse più fornito però quel negozio come l'altro, eh? Che Molte scarpe. senso? Tipo questi ho dovuto, non Ah, c'era il ok. didò praticamente originale, ho dovuto ripiegare su Sì, no, questo, ma va però vabbè, bene. dovrà andare Perfetto. Le forbicine, fantastico, ci forbicine ne ho preso servivano. un po' bel po', Ok. poi Quelli, vabbè, abbiamo i vanno come il pastelli, pane. pennarelli. Ti faccio tutto il casino perché ti faccio sistemare a te. Sì, va bene, va bene. Pastelli, pennarelli ancora, temperini. Va bene, E altri nulla, panetti, vedo. tutti i panetti, non sto tirando fuori tutto, Gianluca, fai un quadro su loro dentro, che ci sono tutti i panetti. Pastelli ancora, ancora forbici, temperini, tutto. E Bene. anche le gomme. Fantastico. Diciamo Sì, che la infatti ho lista visto, ho lì. guardato la foto che cosa avevi preso Esatto, la di lista spesa. è stata... E niente, fatene buon uso. Da parte di Amici della Pediatria, grazie davvero a tutti coloro che si sono impegnati in questo. Noi diciamo sempre che Amici della Pediatria non è soltanto chi è in ospedale, ma anche chi ha deciso da fuori di essere amico della pediatria e questo sicuramente è un grande modo di poterlo dimostrare. Sono permesse queste azioni a noi qui dentro proprio perché qualcuno fuori ha fiducia e collabora con noi per poterle permettere. Da parte mia, di tutto il direttivo dell'associazione, ma anche da parte dei nostri bambini e delle nostre famiglie, i più cari auguri di buone feste a tutti voi. Grazie mille. Racconti chi siamo, che cosa facciamo, Spiego un po' cosa giusto? facciamo. Ok, perfetto. Allora, qui ci troviamo nel reparto al piano 2 della torre 2 e della parte pediatrica. Qui ci sono due unità, la pediatria generale e l'ematologia pediatrica. Noi seguiamo tutto il piano, mentre invece se, lavoriamo anche al piano 1, che è la parte dove c'è la gastroenterologia e i trapianti, che è condivisa però con la chirurgia pediatrica, che non seguiamo noi, ma segue un altro gruppo di volontari. E poi ci occupiamo anche dell'area ambulatoriale e del pronto soccorso pediatrico. All'interno di questo spazio che voi vedete è una sorta di salotto, esattamente come in tutti gli altri piani, solo che in tutti gli altri piani dell'ospedale è un salotto con dei tavolini e dei divanetti neri, mentre invece qui è stato personalizzato con un ambiente appunto per i bambini. È tutto in legno, è stato tutto pensato e studiato, oltre che con i nostri volontari, con i bambini, con i genitori, con tutti gli operatori sanitari coinvolti nella cura, dalla fisioterapista piuttosto che il chirurgo, in modo da poter avere uno spazio che sia organizzato e funzionale per quello che è il gioco del bambino. Il gioco del bambino è anche riprendersi dopo un intervento e via dicendo, per cui è tutto interattivo, le cose si spostano, le cose tipo per esempio qua fanno una serie di movimenti e spesso i bambini camminando nel corridoio raccontano delle storie, comunque passeggiando riescono a muoversi, alzarsi, abbassarsi e via dicendo. Questo che vedete è il salotto, esattamente come in ogni casa quando si entra c'è un salotto, abbiamo pensato di strutturarne uno anche qua. Le pareti contenitive non sono soltanto una parete che contiene lo spazio, ma il suo retro ha appunto questa biblioteca. La biblioteca Bergonzi è stata fatta appunto intitolata al nostro fondatore. La moglie è Giusy Quarenni, una scrittrice di libri per bambini, e quindi hanno fortemente voluto, insomma, che ci fosse questa biblioteca, che oggi è arricchita anche da tantissimi volumi in lingua straniera, perché abbiamo una degenza anche che viene da varie parti del mondo. Questi libri sono tutti catalogati e gestiti da parte delle nostre volontarie che si chiamano le librellule. Per cui sono tutti catalogati e posti a seconda dell'età. Un bambino piccolo non prenderà mai un libro di un adulto che è posto in alto e questa insomma è stata un'attenzione molto importante. Le attività che vengono svolte qui sono dal calcetto, quindi le mega sfide con gli amichetti che si conoscono in ospedale o qualche parente che viene a trovare o il genitore, piuttosto che televisione con lettore DVD, PlayStation, la Wii. Collegata comunque anche alla televisione, quindi si vedono anche i canali esterni e quindi tutta una serie di momenti di divertimento e così per alietare quelle che sono le attività che vengono svolte qua. Si fanno comunque giochi e laboratori, come vedete ci sono vari spazi pensati per le attività,
dai più piccolini nell'angolo, quindi una fascia 0-2. Poi però abbiamo anche ragazzi fino a 18 anni, perché l'età pediatrica è fino a 18, per cui le attività vengono proposte a seconda dell'esigenza e anche dell'età, ma anche secondo spessissimo la richiesta rispetto a cosa vogliono fare i bambini. Ci fermiamo, ci trasferiamo.